Sapete qual è il bar preferito dai calciatori? Quello dietro l'angolo! Battute brutte. Ti aspetto. Ciao ragazzi, scusate. Ago, filo, niente, era per attaccare bottone così. Se vuoi più. C'è. Fa riso, eh. Pronto, sa qual è lo sport preferito dai farmacisti? No. L'hockey sul ghiaccio. Questa era buona. Anche il suo? Sì, grazie. Grazie. Sapete qual è il frutto che inciampa sempre? L'avocado! Battute brutte. Allora, c'è una coccinella che va dall'estetista. Va dall'estetista e dice: che per caso avete qualcosa per i punti neri? E scusa, ciao, ti chiami Google per caso? No. Perché è tutto ciò che cerco. Poeta, dai. Usciamo? No. Ciao, questo è il mio curriculum, se mi vuoi come ragazzo, assumimi. In che senso? In che senso? Nel senso che io, cioè, anche in stage va benissimo, sono disponibile. No. No? Te non vuoi il curriculum? Niente. Vabbè, tenetelo. Ciao, bello il cane. Anch'io ho un cane, si chiama Stop. È un incrocio. Sapete dove combattono i biscotti? Nel ringo! Battute brutte. Ho perso la forchetta! Non mi ricordo dove l'ho posata! Battute brutte. Qual è il cantante più famoso dell'Albania? Albano? Ghigliottina! No, aspetta, aspetta! Ehi, sono Luca, quello di Tinder. So io. Non Lillo, sono Luca. Sono Lillo. Io avevo la foto di Raul Bova. Lo so, è un po' diverso, però niente. Match annullato. Oh, dovevo scaricare Badoo. Buonasera amici telespettatori, apriamo con una notizia che ha dell'incredibile. Per la prima volta nella storia Babbo Natale non ha consegnato i regali. Perciò andiamo da Luca a Somma Lombardo, là dove si sono perse le tracce del Babbo. Luca, dici tutto. Niente, non abbiamo Luca, per cui andiamo avanti. Sport, il campionato di vela si è concluso. Niente, devo andare io a Somma Lombardo, sempre a fare tutto io. Sì. Grazie Mattia per la linea, come vedete siamo qui dove è scomparso Babbo Natale, questo è un chiaro segnale che lui è stato qui poco fa, c'è anche un signore lì, non so, inquadriamolo con un fare sospetto. No, dov'è? Non so niente, io pago le tasse, via, non so niente. Ma dov'è Babbo? Lasciami stare! Ciao ragazzi, scusate, io volevo uscire con voi, però purtroppo soffro di questo disturbo. Praticamente ho... Sì, lo so, è imbarazzante. No, è più forte di me, cioè io praticamente tutte le volte che parlo con una ragazza... Buongiorno, salve, vorrei una pizza. Va bene, la vuole Margherita? No, grazie, la vorrei io. Cose senza senso. Ragazze, sapete qual è la differenza fra una porta e una valigia?
Perché la valigia si porta, ma la porta, cioè, non si valigia. Esatto, non è una cosa così. La vita è come una battaglia navale. Un giorno ci sei e un giorno ci sette. Battute brutte. Bene. Allora, beh, nonno, nonno, voglio il gelato, nonno! Vuoi gelato? Aspetta che chiediamo all'addetto, all'addetto del comune. L'ha detto chi? Ma che dici a me? Chi l'ha detto? Ha detto lui? L'addetto del comune? È lui? Hai detto tu? Che io l'ho detto. Io non l'ho detto. Andiamo a dirglielo. Ah, che dici a me? Guarda che io non sono l'addetto del comune, eh. Ah, non lavori per il comune? No. Ti hanno licenziato. Mi spiace, non sapevo. Poverino. Non chiedevo. E chi sei tu? No, io sono presentatore. E allora presentiamoci, no? Io sono il signor Scapece. Sì. E questa bella ragazza? Una meraviglia. Insomma. È la mia badante che viene da... Sono cieca. Ma non è vero che ci vedi benissimo, ma che dici? Ma non è quello. E quest'altro qua invece è mio nipote che si chiama... Nipote! Perché all'anagrafe non ci avevo voglia. Allora ci ho fatto una Ixilon e morto in grazia di Dio. Sì, comunque guardi, lo perdoni perché noi siamo venuti qui perché stiamo cercando il mare. Ma come il mare? Ma lo sanno tutti che non c'è il mare a Varese. Non c'è il mare a Varese. Com'è possibile? Anche a Milano non ci sta il mare, ma c'è Milano Marittima. Giusto. Ma è possibile che a Varese non c'è un Varese Marittima? No, guarda, mi spiace, al massimo c'è il lago. E cosa? Ci mettiamo a cercare un lago in un pagliaio? Vai fuori! Vabbè, dai, comunque Varese è bella, cioè, semmai potreste farvi, che so, un giro in piazza Montegrappa. Sì, nonno, ci vediamo il grappino, nonno, facciamo il caffè corretto. Guarda, ma cosa lo correggi il caffè? Cosa sei, un insegnante? Poverino, magari si sarà espresso male. Ho capito, guarda, lui... Però, nonno, lui invece è macchiato. Guarda, ciuppa. Guarda, aspetta. Cappuccino. Ma tutto il bar dobbiamo fare, non lo so io. Sto parlando. Ti ho detto che ho fame. Ha fame, povera creatura. Lo vedi quanto è deperito? Andiamo subito a fare la spesa. Guarda, sempre soldi chiedi, Come, per disgraziata. Come? Questo è il classico caso della badante che si innamora del vecchietto, anzi, ma se ne vuole approfittare, mai? Mi vuoi sposare, così quando muoio puoi prendere l'eredità. Ma chi lo vuole sposare? Ma io non crepo, chi diglielo, io non crepo. Non crepa quest'anno, crepa l'anno prossimo. Fammi fare un altro anno, no? Scusa, già quest'anno ho fatto schifo, fammi vivere un poco di più. Mamma mia, magari lui. Io, così. Scusa. Però io ho detto che ho fame, da qualche parte la faremo sta spesa. Esatto, andiamo a fare la spesa alle corti. Allora vedi che sei bugiarda, che mi fai la corte? Ma non ho detto bugiarda, questo. Bugiarda, Le bugie hanno le gambe corti. Questo ti devo dare. Ma se tanto non capisci niente. Ma cosa non capisco niente? Io ho quasi la cittadinanza. Perché probabilmente tu sei gelosa del nostro paese che ha tante belle cose, non lo so, tu vieni da... Sono cieca. Quindi dall'Albania, quindi io penso che comunque noi in Italia abbiamo la musica, tipo Pupo, abbiamo Pupo, poi sì. Abbiamo Nino D'Angelo. Nino D'Angelo, abbiamo un altro cantante bravo. Don Matteo. Ma non è un cantante. Mizzacadici pure Don Matteo. Voi invece... In Albania, in musica, non so, chi c'avete? Cantante al massimo Albano, così. Ma poi non canta male, cioè. Albano! Sì, vabbè, però io ho detto che ho fame, non ho fame. Ha fame. Allora, fame. Ragazzi, facciamo così. Scendete dal palco e andate tutti quanti alla Lidl. Allora vedi che sei bugiardo pure tu. Se c'è il Lido, vuol dire che ci sta il mare,
ha fatto bene a licenziarti, ciao, bella. Andiamo a fare. Io vado al gelato. Signore e signori, i dischi volanti.